Proviamo ad affrontare seriamente il tema del reddito di cittadinanza. Sulla questione che da giorni, da mesi, da anni circola in rete, il datore di lavoro offre 1.400 euro a un cameriere, parliamo di un ristoratore, per poter lavorare, il ristoratore percepisce il reddito di cittadinanza e rifiuta perché vuole stare sul divano. Questa è la narrativa che stiamo sentendo in questi giorni. Ci sono sicuramente due ordini di problemi differenti perché si arriva a questo cortocircuito. Il primo, come faccio io a verificare che effettivamente il datore di lavoro ha offerto quel tipo di contratto con quel tipo di ore, il giorno libero a percettore di reddito di cittadinanza, e come faccio a sapere che il percettore del reddito di cittadinanza ha rifiutato rischiando di perdere il reddito di cittadinanza? Perché una cosa che forse alcuni di voi non sanno, non ricordano, è che chi rifiuta, percepisce il reddito di cittadinanza e rifiuta due offerte di lavoro, alla terza perde il reddito di cittadinanza. Quindi il vero problema, che però non è nella norma iniziale, perché nella norma iniziale queste soluzioni ci sono, ma è per colpa di chi ha gestito il reddito di cittadinanza e chi ancora oggi lo sta gestendo, è volontariamente, è una mia impressione, lo vuole distruggere. Perché basterebbe semplicemente sistemare i centri per l'impiego e creare questo sistema centrale, anche digitale, nel quale passa la domanda e l'offerta. Così sapremo per certo che quel datore di lavoro ha offerto quel contratto e si potrà poi verificare con gli ispettori e con altro che effettivamente venga rispettato, ma anche lo stesso dipendente potrebbe denunciare il datore di lavoro, vengano rispettate quelle condizioni. Dall'altro lato rimarrebbe questa spunta da parte del percettore del reddito di cittadinanza che farebbe molta più attenzione nel rifiutarlo, perché, ripeto, al terzo rifiuto perdi il reddito di cittadinanza. Finché non viene sistemato questo problema, finché non viene creato questo hub centrale, vi ricordate quel signore del Massachusetts che aveva chiamato Di Maio per venire qui, quel professore, per provare a creare questo sistema? Non l'ha mai creato. Volontariamente, involontariamente, dovremmo chiederlo al vecchio ministro che è Di Maio. Il grande vecchio Draghi aveva trovato una soluzione, dice i centri per l'impiego non funzionano, non sapendo che avevamo messo a disposizione 1 miliardo di euro per assumere 11.000 persone nei centri per l'impiego e le regioni ancora le devono assumere, neanche il 30% dopo un anno e mezzo hanno assunto, quindi non c'è la volontà di sistemarli i centri per l'impiego, non vi fate prendere in giro. Draghi aveva trovato la soluzione con questa maggioranza, la troviamo noi la soluzione, anziché i centri per l'impiego, le agenzie private. Sono passati 7 mesi. Cos'è cambiato? Nulla. Poi fatemi dire un'ultima cosa. Ultimamente si sentono politici, anche giornalisti, dire che i ragazzi di oggi non hanno voglia di faticare, di spezzarsi la schiena, che fare il cameriere è un lavoro nobile, però contemporaneamente ricordiamo che gli stessi giornalisti e politici in questi anni hanno attaccato, e mi viene difficile difenderlo, ma devo farlo, hanno attaccato Luigi Di Maio perché nella sua vita aveva fatto il bibitaro, così lo chiamavano, quindi il cameriere, un servizio di cameriere, no? Nello stadio, e siccome aveva fatto quel tipo di lavoro non era degno di fare né di prendere nessun tipo di ruolo o compito istituzionale. Quindi quando vi chiedete, visto che fate questi tipi di attacchi beceri nei confronti di lavoratori che hanno un lavoro nobile, allora quando vi chiedete perché non vogliono fare i camerieri, probabilmente dipenderà anche da questa visione che la politica e il giornalismo dà verso queste figure che se fai il cameriere non puoi fare neanche il parlamentare o il ministro perché è un lavoro non degno di poi poter arrivare a questi ruoli. Quindi fatevi un lavaggio della coscienza, un confronto con voi stessi, perché mi sembrate un po' bipolari ogni tanto.